Buongiorno, ciao tesori miei, buongiorno. Oggi giornata di ritorno a Roma. Mi sono già struccata tutta, mi stavo ritoccando, ma ho detto, aspetta, fammi salutare prima i tesori, infatti scusatemi, sono a metà. E oltretutto ho notato mentre mi stavo truccando che sto iniziando a perdere pezzi di pelle, che mi sono mezza abbronzata, mezza sì, mezza no, e qua vabbè. Sto facendo tipo serpentello, vabbè. E niente, oggi si ritorna a Roma, ma prima di tornare a Roma facciamo un piccolo giretto per Milano. È stata veramente una bellissima esperienza, ma non è ancora finita qui. È stato bellissimo con Papi. Come vi ho già detto, io sono molto, molto attaccata a questi momenti che riesco a passare con la mia famiglia. E quindi sono molto molto felice. So che sicuramente sono vista come quella strana, perché mi commentano tutti così, anche se mi dispiace, perché poi da mamma io spero che le mie figlie non penseranno mai un giorno che è brutto passare del tempo con me, o che se passano del tempo con me è per prendere dei favori da me, non lo so. Però io no, io non la penso così e sono veramente tanto felice. Quindi trucchiamoci insieme e poi let's go per Milano. Pronta, ma cioè mi sto preparando per truccarmi, ma sono su queste sedie che volleggi parecchio, ho paura di finire a gamba. Parlo abbastanza piano perché c'è Papi che sta tra il dormire e lo stare sveglio. È tipo dalle 7 di stamattina che ci siamo svegli in questa casa, ma non si è ancora alzata. Io mi sono alzata, lui sta ancora a letto. Non si sa come. Sto parlando di te. Hai messo 87 sveglie dalle 7 di stamattina. Mi aspettavo solo il bersagliere che faceva pe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 p
scuola? Quindi le sveglie erano per te. Ho visto. Oh, Gesù. Vabbè, comunque mi faccio uno smoking. Abbastanza tranquillo. Lo ammette pure così. Ma non ho voglia di mettere base, voglio solo fare contouring, basta, niente base. No, non ho proprio voglia di stare appresso alla base. Infatti pure lo smoking lo faccio proprio tranquillo. E oggi dovremmo andare, se tutto va bene, da Starbucks, perché a Roma non mi ricordo se c'è o non c'è, ma forse verso, Dio, forse c'è, ma verso, boh, no, c'è il dubbio se sta al centro oppure no, non so, non mi ricordo, però insomma non ci andiamo. Solo a Starbucks ci sono andata a Londra e Milano. In quel periodo dove venivo spesso appunto per l'agenzia mi sono successe un sacco di cose, non mi scorderò mai. Una volta qui a Milano sono entrata in un negozio di, se non erro, era Rinascente, Coin, insomma una di queste marche così, e non mi scorderò mai che incontrai una signora che stava, insomma una commessa, che ma mi trattò di un male, ma un male. Io non credo di essere mai stata trattata così male, ma non sull'aspetto tipo fisico o altro. Era proprio un c'ho fretta, c'ho fretta, te devi levare, c'ho fretta. Io tipo vorrei acquistare questa cosa. Niente, proprio zero assistenza, andava da una parte all'altra, ma proprio, cioè, proprio male, male, male. Ma evidentemente era una che era così, perché si avvicinò subito un'altra collega dicendo tipo una cosa tipo scusate, l'ha fatta così, una cosa del genere. Poi, però non me la scorderò mai, peccato perché mi fece sentire malissimo. Poi all'epoca io ero più delicata. Allora, vado ad utilizzare i cosi che avete visto l'altro giorno nel video. Questi qua che ho comprato, che sono bellissimi, come mi piacciono. Sono belli belli, sono delicatissimi, però abbiamo appurato questa cosa, quindi sto super attenta, infatti ho paura oggi che devo portarli con me in treno. Mamma mia, si rompono con nulla. Vi scongiuro, l'ho comprato ieri. Comunque c'è proprio questo odore d'estate, questa cosa mi fa morire. Adoro, 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 cioè, adorano proprio d'estate. Ok, così è una macchia. Ok,
Allora, sistemo la macchia e noi ci vediamo direttamente con l'outfit pronto per uscire. A tra poco. Pronta! E con la maglietta che mi hanno dato ieri sera di YouTube. Questo praticamente non so come farvi vedere il look. Ok, look di oggi per partire, con papi dietro. Molto stile YouTuber. Carina, mi piace un sacco perché è quello ufficiale, quindi mi piace tanto. Io amo YouTube, non è che ci lavoro solo, io lo amo YouTube, quindi sono molto, molto fiera di rappresentare YouTube, molto fiera di lavorare su YouTube, molto fiera di essere una content creator. YouTube è un mondo bellissimo, lo so che ci sono tanti nuovi social, però state più su YouTube perché è più bello. Quindi, babbo, andiamo? Andiamo. Vi portiamo con noi da Starbucks. Stiamo arrivando a piedi a Starbucks, Arriva, ma guardate poi. che cosa ci si è presentato davanti. Che estetica incredibile, bellissimo. Devo dire la verità, sto un po' faticando per le scarpe, per la gonna e per comunque comunque lo zaino che pesa, però devo dare ragione a Papi che ne è valsa proprio la pena, perché tirando ad andare avanti continuiamo a vedere delle cose veramente tanto belle, anche palazzi, negozi carini, è tutto molto bello. Un mini bassotto che ho davanti a me, oddio! Oddio, sta laggiù. Vabbè, intanto vi faccio vedere questo palazzo. Palazzo figo, l'extension. Grazie papà che mi fai vedere l'extension. Tu anche sai della mia ossessione. Quello è il cagnolino piccolino, mamma mia, quanto bello. Tutte cose che andando col taxi non avremmo visto. Quindi, bello così. Se avessi le scarpe da camminata e non avessi lo zaino, andrebbe anche meglio, perché comunque calcolate che io già di mio ho del peso da portarmi, mio, il mio peso, più il peso dello zaino, più le scarpe. Però ce la si fa. Cioè, quando io faccio le lunghe passeggiate, il trekking anche nella natura, vado senza niente praticamente con le scarpe giuste. Vabbè, ci sta. Comunque, non vedo l'ora di arrivare da Starbucks, letteralmente. Fanno tutte cose senza glutine e senza lattosio. Così magari non mi sento male sul treno. Ce la stiamo facendo, stiamo raggiungendo e stiamo passando anche davanti questi negozi d'arte, guardate che meraviglia. Col fatto che ho un nonno pittore ho sempre apprezzato tutte queste cose, me le hanno fatte apprezzare ovviamente fin da piccola. Che da quando sono piccola che stiamo alle mostre di nonno, abbiamo Margutta, Roma, papà che fa. Quindi comunque per forza di cose l'amore per l'arte ti viene. Poi ve lo dico sempre, digitate Vittorio Paradisi per No, c'è il vedere saldo. quanto è bravo. Comunque, siamo arrivati. Lì giù c'è Nix e girando invece qui a destra troveremo il mio amore. Starbucks. Ce la facciamo. Grande papo, per questo sentiero. Evviva! Evviva! Sì, è di qua. Evviva! Evviva, viva! Senza navigatore! Questa è la fermata più usata di tutti i Ah! credo. Ma qua è tutto pulito, tutto street Sono style. diventati un centro commerciale. Ah, sembra un grande centro commerciale, hai ragione. Però mi piacciono le strade così pulite. Mamma mia, ma queste cucine. Work in progress, baby. Guardate che meraviglia. Sì, è dentro quel cunicolino di là. E noi invece ce ne andiamo di là. Fidati. Stava lì, ma tu fidati. Ah, da È di qua. quell'altro era? Sì. Non si fida. Ti ci porto, giuro. Ho messo via anche il Guarda, navigatore. qua ci stanno i lavori in corso. Eccola là. Cala. Tadan! Comunque, Io l'ho vista, l'ho vista. da che io ho leggermente memoria fotografica, ma quel poco. Quando qualcosa mi interessa. E si parla di pappa, quindi mi interessa. No, non è vero. Lo stai ricordando? Sì, capisco. No, comunque, io amo la mia cucina. Però, ho ancora 27 anni. Magari un giorno ci riuscirò a farmi una gigantesca super iper cucinona. Perché no? Bisogna sognare in grande. Che te ci ho portato per caso?
visto il il lago. Un punto è età. Speriamo che qui vendano le tazze. Vorrei comprare una tazza di Starbucks. Tantissimo. Yes. Ci siamo. Oh mio Dio, mi piacciono tutte, ma soprattutto questa tipologia qui. Oh mio Dio. Bene, ora la scelgo. Ok, ho preso una bevanda senza lattosio, senza glutine, vabbè, glutine ovvio. E poi ho fatto un po' di shopping. Credo di aver preso le due tazze più belle che abbia mai visto in vita mia. Guardate che bella, è un nuovo arrivo da Starbucks. Non mi paga per dirla, ovviamente. Non in collaborazione. Nera con le due vibes. State che meraviglia. No, è giusto. Un po', mi ricorda un po' l'LGBT, quindi ci sta. Poi ho preso anche una riutilizzabile che pensavo di utilizzare per quello che prendevo, ma invece l'ho comprata e basta, quindi me l'ho messo qua dentro, ma va bene lo stesso. Che sono senza glutine, senza lattosio, tutto adesso l'ho assaggiata. Questa è di papà, guarda che bello, c'è la scritta Alfredo, e anche questa è di papi. Proprio di favola, buono però refresh. Ma aveva detto è una cosa rinfrescante, c'ha ragione. Buono. Papi che assaggia Starbucks per la prima volta. È la prima volta, no? Ma si beve dal buco. Si beve dal buco, sì. Proviamo Starbucks per la prima volta. Cioè lui, non io. Com'è? Buono. Sa di verduci. Prova il cornetto di Starbucks. Gli piace. Hai visto che ti hanno messo anche la scrittina? Dall'altra parte. Anche a me. Pastone. Che? Pastone. Che fatto stesso. Piove. No, però non esiste. Buono soprattutto che non mi fanno le pancine. Comunque capisco perché tutti i miei colleghi si trasferiscono qua a Milano. È Milano che ti trasforma. Non è vero, non mi avrete mai. Voglio cercare un regalo per la Re Zoe. Non ho idea di dove. Perché prima c'era... Qui c'era... Disney Store. Ogni volta che venivo a Milano gli prendevo all'ara qualcosa. Ma... Vabbè. Ora cerchiamo. Vero, papo? Papo? Papo. Ora cerchiamo. Ok, ho trovato il posto perfetto per fare il pensiero alla Re Zoe. Lego Store. Andiamo a vedere dentro e vediamo se riusciamo a trovare qualcosina per le bimbe. No, che meraviglia. Guardate che meraviglia. Qua ci sono i vari pezzi di tutti i colori. Wow. Questo è perfetto per Zoe. Ah. No, c'è quello di Peppa Pig. Forse posso usare anche un po' di più con Zoe. Ma che figo, ci sono un sacco di novità, le conferenze. Vediamo, vediamo che riesco a prendere una vettoria, vediamo. Devo anche sbrigare perché poco c'è la parte 3. Oddio. Disney. No, c'è Stitch. C'è Stitch. È bellissimo. Il leone, Stitch. Ok, scendo e arrivo. Un'adorazione, oh mio Dio, sono salita su. E ora si corre. Preso te alla ragazza, corriamo. Prendo un taxi. Siamo
catch me if I fall.